Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi vi faremo vedere i salti spinta a due piedi. Incominciamo. In estensione. Allora, si inizia così, dopo si carica, poi non si deve mai arrivare con le gambe tese, perché sennò vi potete fare male ai ginocchi. Quindi si arriva sempre così. Poi anche braccia incollate alle orecchie. Bravissimi! Proviamo l'ultima volta. Adesso dovremo provare il tennello mezzo. Si inizia con questo, si inizia o così, come volete. Se si inizia così, si gira verso di qua. Se si inizia così, si gira verso di qua. Se è la stessa cosa, però si deve girare. Proviamo? Qui si arriva sempre così. Riproviamo altre due volte. Adesso lo facciamo intero. Allora, è la stessa cosa, è tutto uguale, però ci dobbiamo dare molta più spinta. Allora, così. Si deve andare più in alto che si può. E sempre le braccia incollate alle orecchie. Ci dobbiamo sempre allungare più in alto che si può. Proviamo. Ciao. Ciao a tutti. Ora vi spiego tutti i passaggi per fare questo salto. Che si può chiamare raggruppato o raccolto. La cosa fondamentale di questo salto è che bisogna portare le ginocchia al petto e non viceversa. Per imparare a fare questo salto possiamo fare questo esercizio. Io lo faccio a terra perché in casa non ho dove appendermi. In questo modo. Nell'arrivo si tengono le braccia in fuori. Possiamo provare a farlo. Ora che l'abbiamo imparato, possiamo provare a farlo con mezzo giro. L'arrivo è come il raggruppato senza giro, però si parte col braccio davanti dalla parte in cui si gira. Siete riusciti? Ok, ora possiamo provare a farlo con un giro. La partenza e l'arrivo sono uguali al raggruppato con mezzo giro. Spero che i miei consigli vi siano stati
utili. Buon lavoro. Speriamo di ritornare presto in palestra. Ciao! Ok, ora impareremo a fare il cosacco. Il cosacco è un salto abbastanza facile, in cui bisogna tenere una gamba tesa e una gamba piegata. Le ginocchia devono essere incollate e dobbiamo cercare di portare la gamba tesa all'orizzontale o possibilmente più in alto. In questo modo. Ora, per prepararci, facciamo tutti insieme 5 addominali, portando le gambe nella posizione del cosacco. In questo modo. Qualsiasi cosa a cui appoggiarsi, a cui attaccarsi, bene, si attacchi con le mani e porti su le gambe a cosacco, così. Ora proviamo a farlo saltando. Ci siete? Le braccia vanno tenute davanti o ai lati. Ok, facciamolo insieme adesso, pronti? Bene, ora proviamo a fare il cosacco con mezzo giro. Ci prepariamo. Possiamo girare sia dal lato della gamba tesa, o anche dall'altro lato. A me sta più comodo farlo dal lato della gamba tesa. Facciamolo insieme altre due volte. Bravissimi! Adesso proviamo a fare il cosacco con un giro. Ricordatevi, non tirate subito sulle gambe a cosacco, ma prima facciamo mezzo giro in pennello. Abbiamo imparato il cosacco. Ciao, oggi impariamo due salti artistici di nome enjambé e divaricato. Per primo facciamo l'enjambé, che è una spaccata in aria. La facciamo sia di sinistra che di destra. Per esercitarci possiamo prima fare le spaccate, prima di destra e tenerla 5 secondi. Di sinistra e la teniamo 5 secondi. Bene, ora la proviamo distesi a terra, in questo modo, perché dobbiamo imparare ad aprire e chiudere le gambe molto velocemente. Ci giriamo sul fianco, la gamba che sta sotto va avanti, in questo modo, lo facciamo 3 volte. Lo facciamo saltando, prima da destra e poi da sinistra. E poi allora da sinistra. Adesso abbiamo fatto la jambé e proviamo il divaricato. Allora, il divaricato è una spaccata frontale in aria, tipo. La differenza tra il divaricato e il carpio è che nel carpio avete le gambe così, mentre nel divaricato le avete esattamente spaccate. Per esercitarci possiamo fare una spaccata frontale con i piedi in su, in questo modo. E la teniamo 5 secondi. Poi, se avete un appoggio abbastanza alto, e ad esempio vedo questo mobile, lo proviamo a fare attaccandoci con le mani in questo modo, così, e proviamo ad andare in divaricato. Mi raccomando, non andate con le gambe avanti, lo facciamo per 3 volte.
farlo senza appoggio. Caricate e tenete le braccia avanti. Poi quando arrivate le tenete così. Bravi, ce l'avete fatta! Oggi abbiamo imparato due salti artistici. Ciao a tutti, io sono Anita. In questo video vi farò vedere come fare la jambe con mezzo e la jambe con uno sul posto. Prima però bisogna saper già fare la jambe, ovvero questo. Per fare la jambe con mezzo e con uno bisogna sapere questo, ovvero si può girare sia dalla parte della gamba avanti oppure da quella opposta. Io giro dalla parte della gamba avanti perché mi è più comodo, che è quella destra. E mi raccomando, prima di aprire le gambe bisogna fare il pennello per la jambe con mezzo. Adesso ve lo faccio vedere. Bene, adesso perché no provare quello con uno. Ci vuole un po' più di spinta perché è con uno, quindi è più difficile. Mi raccomando, provateci anche voi. Ciao a tutti, sono Agnese. Oggi vi spiegherò come fare il carpio, il carpio con mezzo giro e il carpio con un giro, anche detto popa. Per fare il carpio si può fare una semplice preparazione da sdraiati per terra. Bisogna sdraiarsi e fare un addominale aprendo le gambe. Così. Dai, su, proviamo a farne insieme 5. Ora bisogna fare lo stesso movimento, ma saltando. Con una partenza braccia in fuori, caricando dietro con le gambe piegate, portando le braccia un po' avanti e poi di nuovo giù. Per l'arrivo invece braccia in fuori e dritti. Mi raccomando, stendiamo le gambe e le punte nel salto. Dai, superiamo. Ottimo, di nuovo. Perfetto, ora bisogna fare lo stesso con un quarto di con mezzo giro. Le gambe, mi raccomando, non apriamole prima di un quarto di giro, perché sennò non si riesce a completare il giro. Per l'arrivo si arriva come prima, sempre bisogna stendere le gambe e le punte. Proviamoci, dai. Dai, di nuovo. Ottimo. Ora proviamo a farlo con un giro. Lo stesso movimento, ma bisogna aprire dopo tre quarti di giro e completare, possibilmente, arrivando sempre con le braccia in fuori. Perfetto. Oggi abbiamo imparato come si fa il carpio con mezzo giro e il popa. Ciao a tutti. Ciao, oggi vi farò vedere il tutorial di come fare il sison e il sison ad anello. Allora, per fare il sison si apre a 180, si atterra con un piede e la gamba avanti è sempre più bassa della gamba dietro. Ora vi faccio vedere. Si fa così. Ora facciamolo insieme. 3, 2, 1, via! Fatto? Facciamo il sison ad anello. Allora, noi a ginnastica ci allenghiamo facendo degli anelli. Prima facciamo questi, a gattoni e slanciare la gamba. Poi c'è un altro modo di fare, la spaccata ad anello tenuta. Così. E poi ci sono altri due modi. Questo. E poi quello da in piedi. Si parte a piedi uniti e con la gamba dietro fai l'anello. Così, ora facciamole insieme.
i like, ritornate sul nostro canale e iscrivetevi al canale.